Grazie. È un libro che si inserisce in una tradizione, il VC. Noi siamo consapevoli tuttavia che il tempo passa, introduce cambiamenti, li introduce anche nel nostro ecosistema, diciamo, quindi anche la nostra vocazione tassonomica si dovrà confrontare con fondamenti, anche di significato e strumenti del nostro mestiere. Il VC è composta da tanti funzionari ricercatori di tanti ambiti, storici dell'arte, artisti, museanti, come dice mio amico Giallat, eccetera. Ma i termini, perché noi dovremo porci il problema, appunto, che dicevo all'inizio, del catalogo del patrimonio, posto poi che il prossimo anno sarà l'anno europeo del patrimonio. Cosa vuol dire catalogo per queste vista? Cosa vuol dire patrimonio? Cosa vuol dire bene culturale? Cosa vuol dire contesto? Su questo bisognerà, e noi faremo anche questo, perché sta nello spirito del nostro istituto. Ora, Giovanna Cassese, che abbiamo evocato Faenza, il presidente, dell'Isia di Faenza, se avete dato un sguardo alla pubblicazione, si occupa, il titolo è di un tema che è un asset della nostra attività, la salvaguardia, in questo caso salvaguardia del design come patrimonio materiale e immateriale. Grazie davvero per questo invito, ringrazio l'Istituto Beni Culturali di Bologna e l'amica Claudia Collina, che conosco da tempo e che è sempre lungimirante nelle ricerche. E vi lo devo dire, in questo momento rappresento l'Isia di Faenza, ma questa questione sulla salvaguardia e sul restauro è un po' la mia ricerca di sempre. Sono una storica dell'arte, non una storica del design nel senso stretto, e vengo da una scuola molto chiara, che è quella di Ferdinando Bologna. Il mio primo corso fu proprio dalle arti minori all'arte del design, e sono veramente onorata di, in questo momento, di rappresentare. Ho sempre lavorato dopo il Museo di Capodimonte nell'alta formazione artistica e nelle accademie, ho insegnato anche 6 anni all'Accademia di Bologna, e in questo ho diretto varie accademie, tra cui quella di Napoli, che ho avuto il piacere, con un convegno lungimirante sull'arte pubblica, di conoscere quanto Claudia Collina ha portato avanti ricerche che devono essere di modello per tutta Italia, secondo me, perché l'Italia è molto indietro rispetto all'articolo 9 della Costituzione. Ma prima di dire poche cose, perché sono state già dette tante, finora credo che per me sia veramente un grande onore avere il posto che è stato di Andrea Migliani per 20 anni a Isia di Faenza, un luogo veramente particolare in questo momento, che si trova stretto o largo sulla questione della formazione nell'ambito del design. Perché sono stata doppiamente felice per questo invito di Claudia 1 anno e mezzo fa, credo, proprio poco dopo che avevo avuto l'incarico a Faenza. Perché, a parte il prestigio dell'istituto e l'amicizia e la stima per una collega, perché io credo che la formazione e la salvaguardia debbano essere strettamente collegate. Non possiamo più in Italia lasciare separati questi mondi. Ieri sedevo all'Istituto Nazionale della Grafica, diretto da Antonella Fusco, e credo che il MIUR e il MIBAC, le regioni, e l'Emilia Romagna in questo senso è stata sempre una pioniera da questo punto di vista, debbano ritrovare nel terzo millennio un modo diverso di fare politica culturale. Credo che nell'ambito del design e dell'arte contemporanea questo sia ancora più urgente che per altri ambiti. E quasi un appello, un grido d'allarme, perché credo che non basti mettere su o ricerche meravigliose o musei splendidi che restino vuoto. Entriamo al Maxi e non c'è nessuno, e così a Capodimonte, e così in molti luoghi, da Brera a Venezia, da Torino a Palermo. E non possiamo pensare di continuare a formare futuri italiani, oltre che storici dell'arte o restauratori, senza pensare di connettere questi due mondi, che è il nostro problema. Torno al tema del nostro libro, ma non mi sono allontanata di molto. Ringrazio il Presidente, perché ha già detto tutto lui, rispetto alla questione della salvaguardia del design e dello status dell'oggetto.
Gli oggetti sono simbolici, accompagnano la nostra vita molto più delle opere d'arte contemporanee. Molto spesso verso l'arte contemporanea si è creato iato tra il grande pubblico e l'arte contemporanea. Diventa una cosa da addetti ai lavori o radical chic in qualche maniera, mentre invece tutti noi andiamo alla caffettiera di Alessi, la mattina ci svegliamo e siamo affezionati al tostapane, come ci ha detto bene chi ha scritto il libro con questo titolo. Dunque, gli oggetti raccontano la nostra storia, li curiamo perché sono simbolici del vivere quotidiano, e su questo ci sono libri meravigliosi, cominciando da quello di Baudrillard. La salvaguardia del design è un tema particolarmente nuovo. In Italia poche cose sono state dette su questo tema. Per salvaguardia io non intendo soltanto il restauro materiale, e su questo anche aprirò una breve parentesi. Quindi, prima di tutto, questa ricerca condotta con maestria da Claudia Collina e da tutti coloro che hanno collaborato con lei, perché sono tanti, e questa è la cosa più bella, la sintonia e il lavorare in equipe. Questa è la cosa più importante, mettere su dell'equipe, perché altrimenti non si fa nulla. Credo che sia il primo atto di salvaguardia, oltre che di conoscenza, perché la salvaguardia è conoscenza. Quindi, tassonomicamente, come ci ricorda Raimonda, è essenziale la ricerca, è essenziale la schedatura, è essenziale. Non può rimanere fino a se stessa, perché deve diventare atto critico in questo senso. Quindi la salvaguardia è conoscenza, il cambiamento di status significa che chiaramente il design, come le opere d'arte, è testimonianza di civiltà, è bene culturale, l'abbiamo imparato certamente tanto tempo fa, l'abbiamo imparato da Andrea Migliani, ma ancora prima dall'articolo 9 della Costituzione che ho già citato prima e che è assolutamente risueto. Rispetto al contemporaneo, rispetto al design, molte volte anche noi addetti ai lavori che lavoriamo nel settore della conservazione non ci rendiamo conto, oggi più spesso nell'ultimo quindicennio direi in Italia, non ci rendiamo conto dell'assoluta fragilità di questi oggetti, di questi materiali così eterogenei che in effetti comprendono tutto, qualsiasi tecnica, qualsiasi materia possono prendere, tanto più non solo nell'arte. Ormai chiaramente parliamo di arte espansa, sempre di più, di società liquida, qualsiasi cosa può essere arte, ma qualsiasi cosa è design, tutta la nostra vita è design, e speriamo che lo sia sempre di più nel senso di progetto, tutta la nostra vita sia un progetto etico e politico più chiaro. Parlando della conservazione del cosiddetto Made in Italy, e quindi quello che ci ha resi famosi nel mondo, e che ha connotato l'Italia e connota, cioè si riconoscono le cose italiane ovunque, noi dobbiamo assolutamente parlare di patrimonio identitario, ed è quindi soltanto nel momento del cambiamento di status che ci poniamo il problema della conservazione, nel momento in cui l'oggetto viene museizzato e quindi, come ci spiegava molto meglio di me il Presidente, acquista quest'aura di cui tanto ci ha parlato già Benjamin, ricorrono quest'anno 80 anni della scrittura dell'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, e credo che vada rifatta una riflessione sulla questione della riproducibilità rispetto all'arte e al design, partendo dalle considerazioni di Salvatore Settis, che secondo me in un libro essenziale, che sembra dedicato all'antico, ma che in effetti è moderno, diciamo, sul classico, ci ha spiegato esattamente che la riproducibilità non è questione di bellezza e di estetica, e che molte volte nell'antico l'estetica è passata attraverso la cosa riproducibile. Allora la Fortuna Rus di Mendini, oppure qualsiasi oggetto di design che magari è molto più famoso di un'opera d'arte, rappresenta l'Italia molto meglio e molto di più di altre opere. Ci dobbiamo preoccupare di questo, ci dobbiamo preoccupare dell'identità del patrimonio italiano, riconoscibile da un vasto pubblico, riconoscibile come patrimonio identitario secondo l'articolo 9. Per preoccuparci di questo, a parte la conoscenza, la schedatura sia fotografica, quindi iconografica, sia storico-artistica, di storia specifica delle tecniche del design, perché la storia dell'arte non è tutto, anche se io sono una storica dell'arte, quindi dal punto di vista chiaramente dell'industria e quant'altro, perché il design
è sempre di più cerniera, nient'altro che cerniera fra scienza e arte, ma quando non è stato così anche per l'arte? Oggi nel terzo millennio assolutamente così. Dirò soltanto altre due cose. La grande responsabilità dei musei è una responsabilità grandissima, e la grande responsabilità della formazione. La grande responsabilità del museo è quella di conservare questo patrimonio, scegliere cosa conservare, perché tanto lo sappiamo, non si può conservare tutto, nemmeno tutti gli affreschi, nemmeno tutte le testimonianze di archeologia, nemmeno tutto, forse abbiamo troppo, quindi la prima cosa è l'atto critico della scelta nel conservare il design, nell'esporlo, nel come guardarlo. Quale design conserviamo? Mi pongo questa problematica, accennava prima la professoressa Riccini. Io credo che sia il tempo anche in Italia di parlare non soltanto di design come materiale, quindi come oggetto, ma anche immateriale, tutto quello che ci apre la questione intorno all'immaterialità stesso del design visuale, di tutta quella che è comunicazione. Noi sappiamo che è conservata perfino la Hent al Metropolitan di New York, che è stato uno dei primi, al MoMA di New York, che è stato uno dei primi musei che ha aperto contemporaneamente la sezione di arte e di design, già degli anni 30. Non è un caso che proprio il design italiano sia entrato al MoMA nel 72 con la grande mostra di AMSA. Non è un caso che era proprio nel momento dei multipli e dell'arte povera. Dobbiamo conservare gli oggetti, ma dobbiamo conservare le idee, dobbiamo conservare i prototipi, dobbiamo conservare gli archivi delle industrie. E veniamo alla questione del restauro, che è quella che più da vicino seguo da tanti anni. La questione del restauro, a parte essere atto critico e quant'altro, quando andiamo a incontrarlo rispetto alle questioni del design, sicuramente è sicuramente collegato alle questioni metodologiche del restauro dell'arte contemporanea, che non è più assolutamente restringibile all'area brandiana del restaurare la materia dell'opera d'arte, perché la materia può anche essere immateriale dell'opera d'arte. Certo, Brandi non poteva prevedere tutto ciò, perché logicamente ognuno di noi fa parte di un mondo, e quindi è venuto il momento di ripensare allo statuto del restauro del contemporaneo, che è un po' e tanto più quando andiamo a parlare di design, tanto più quando andiamo a parlare di plastiche, tanto più quando andiamo a parlare di rifazione di parti o di riutilizzazione o rifunzionalizzazione degli oggetti, perché una cosa è tenere una cosa ferma che non serve a niente, una cosa è un oggetto che aveva una sua vita. Sono tutte domande che ci dobbiamo porre. E per chiudere, perché i temi sono tanti, li abbiamo affrontati nel saggio, alcuni altri in altre sedi, sicuramente questa è la prima magari puntata di un work in progress che sicuramente continuerà. Credo che in questo senso le istituzioni di formazione che oggi in Italia, dopo la legge del 2009 sul restauro, sulla formazione dei restauratori, è così fortemente cambiata, c'è un settore specifico per il restauro del contemporaneo. Restauro del contemporaneo, non dico dell'arte contemporanea, perché all'interno dell'arte contemporanea c'è il design, non ne possiamo fare a meno. Non possiamo più scindere questi due campi tra l'arte e il design, anche se in parte sono scindibili, ma i confini sono assolutamente liquidi, labili, si interagiscono tra di loro. Allora dunque dobbiamo interrogarci, dobbiamo aprire convenzioni, rapporti continuamente tra il museo e i luoghi della formazione. Due tipi di formazione, una di base che va fatta già dalle scuole medie, dalle scuole elementari e anche prima, cioè che i nostri figli e i nostri nipoti abbiano assolutamente coscienza del patrimonio contemporaneo, che non è eterno, è datato, ha una storia e deve continuare a esistere per essere testimonianza del tempo che passa mentre noi stessi cresciamo. L'altra, sulla formazione specifica dei restauratori e dei conservatori, dobbiamo tutti riflettere sull'utilità assoluta di aprire, ci sono già molti casi, abbiamo già tutta una serie di lavori fatti, basti pensare al lavoro fatto sulla collezione del Compasso d'Oro o sulle opere di fondazioni come il Plato o i nuovi laboratori di restauro aperti all'interno della Triennale. Bisogna aprire sempre di più alla questione della formazione del contemporaneo, dalle arti più tradizionali fino al design, dalle tecniche tipiche della storia dell'arte fino
all'immaterialità stessa del design e alla conservazione di tutto il patrimonio immateriale di arte e design dei nostri tempi. Penso che questo sia dare futuro a un patrimonio che identifica la grande qualità e la sintonia tra arte e tecnica, tra arte e scienze che connota l'Italia e l'ha connotata non dal XX secolo, ma in realtà da sempre. Grazie.